TSS. Gli amici di TSS sono tornati, il nostro partner ufficiale, questa volta ancora in collegamento con noi, Raffaele Bocchetti. Ciao Raffaele, buon venerdì. Ciao, buonasera a tutti. Con te parliamo, come sempre, di lavoro, di formazione, ma oggi il tema è scottante, è bollente, io l'ho già anticipato, e la parola che utilizzeremo è assumere. Le aziende stanno ancora assumendo? Oddio, fa quasi... No, adesso, a parte gli scherzi, non esageriamo, però è chiaro che il periodo è particolarmente delicato. Ma con voi, cari amici di TSS, con te nello specifico, potrà illuminarci per capire se, quando si assume, si possono ricevere degli incentivi? Assolutamente sì, è un tema che appunto noi sviluppiamo. Per fortuna ci sono tante opportunità per le aziende in Lombardia di assumere figure professionali ottenendo degli incentivi che spesso sono dei gravi previdenziali, cioè l'azienda, in pratica l'imprenditore, spende meno soldi su quello che è il discorso di contributi previdenziali per i lavoratori. Ovviamente si privilegiano tutte le fasce d'età, con particolare interesse per gli under 36, le donne e la modalità di contratto che viene maggiormente spinta, no, per questi incentivi, è il contratto ovviamente a lavoro a tempo indeterminato. Ok. Che è quello che fa ottenere più sgravi alle aziende. Ok, quali sono, Raffaele, questi incentivi da sfruttare proprio per gli inserimenti lavorativi? Ok, allora, ne ce ne sono tanti. Abbiamo raggruppato quelli che sono i quattro principali per categorie. Abbiamo la legge del 178/2020 che prevede incentivi sugli under 36 e le donne fino a 6.000 euro totali in 3 anni, in pratica per le assunzioni ovviamente a tempo indeterminato. La legge 92/2012 per gli over 50, quindi per un target normalmente più svantaggiato, che siamo disoccupati da almeno 12 mesi, che prevede uno sgravio del 50%. La legge 99/2013 del 9 agosto, per chi percepisce la NASPI invece, quindi già entrato in disoccupazione, c'è uno sgravio del 20%. E poi ci sono dei incentivi anche per i progetti di alternanza scuola-lavoro, ecco, che addirittura all'imprenditore che assume i ragazzi che hanno fatto un'esperienza di scuola-lavoro, addirittura nel 100% delle scuole. Quindi vedi, tutte le categorie di lavoratori, in realtà, dai giovani ai disoccupati, alle donne, agli under 36, rientrano in queste fasce. Sono intanto numeri importanti, confortanti. Sì. C'è anche, insomma, un appoggio, un aiuto concreto in un periodo in cui bonus, incentivi li stanno facendo in diversi settori, in diversi ambiti. Sapere che anche il tema delle assunzioni ne può beneficiare, quindi anche le aziende, è veramente molto importante. In questo caso voi che ruolo giocate con TSS? Cioè, che aiuto date alle aziende a sapere proprio e a conoscere e poter sfruttare questi tipi di incentivi, Raffaele? Allora, considera che noi in TSS ovviamente ci occupiamo proprio a tout court del servizio, nel senso che noi facciamo formazione, ricerca e selezione. Quindi quando ad esempio ci viene commissionata una ricerca da un'azienda, all'atto della presentazione proprio dei candidati, noi offriamo anche una consulenza gratuita all'azienda in merito agli incentivi che possono ottenere rispetto a quelle figure professionali, rispetto ai singoli profili che noi andiamo a presentare. In pratica ti presentiamo il candidato giusto e ti facciamo risparmiare anche qualcosina. Ovviamente ottimo. Poi c'è tutta una bio di pratica che può, certo, essere sviluppato internamente dall'azienda, dai propri consulenti o da dei nostri consulenti che sono, certo, specializzati e che fanno questo da un bel po' di tempo. Bene, Raffaele, come sempre illuminante, insomma, l'appuntamento con TSS, lavoro, formazione, i temi sono tanti da affrontare, li affronteremo sempre qui in Best in Town, di settimana in settimana avremo nuovi collegamenti. Ricorda i vostri contatti prima di salutarci. Sì, allora, ovviamente il sito internet www.targetsolution.it, ovviamente tutti i social, Facebook, su LinkedIn, su Instagram, 800 300 818, è invece il numero verde con quale contattare, insomma, le nostre sedi e i vari uffici. Raffaele Bocchetti, TSS, grazie ancora e ci ritroviamo settimana prossima. Ciao. Radio Millennium. È la radio che resta in testa. Yeah.